Chissà, forse è davvero solo un problema tecnico e la politica estera c'entra poco. Che però le autorità cinesi si accorgano con 7 anni di ritardo che i regolamenti sull'import di formaggi erano un po' confusi riguardo a quelli con le muffe, lascia un po' perplessi. Per ora a pagarne le spese sono gorgonzola, 15.000 i chili consumati in Cile l'anno scorso, e taleggio, oltre a tutti i prodotti caseari europei a crosta fiorita, erborinati o muffettati come i francesi Camembert e Rochefort. Per carità, una qualche giustificazione ci potrebbe anche essere. La prima, la più semplice, è che in Cina non c'è mai stata una cultura del formaggio e nemmeno del latte. Ed è solo grazie agli imponenti sforzi fatti negli ultimi decenni che quel mercato si è aperto a prodotti alimentari che per molti versi per loro sono alieni. E fra gli italiani chi ha maggiormente contribuito a questa apertura è il consorzio del Grana Padano, al momento al riparo da questa chiusura dei confini, visto che è un formaggio senza muffa. La seconda spiegazione sta forse nel fatto che in Cina, anche se a molti può sembrare strano, ci sono regolamenti molto più restrittivi dei nostri per quanto riguarda l'import alimentare e non solo. Al punto che, per assurdo, molti articoli prodotti in Cina e venduti in Europa non potrebbero poi essere di nuovo rivenduti a Pechino perché sarebbero fermati alle frontiere. In questo caso ci sono disposizioni sanitarie che in Cina vietano la presenza negli alimenti di certe muffe come il Geotrichum candidum e il Penicillium roquefort, alla base degli erborinati sotto i riflettori. Il dubbio nasce però dal fatto che altri formaggi muffati prodotti in Australia o negli USA sembrano al momento passare regolarmente le frontiere. Come dire che ci potrebbero essere altre ragioni. La Unione Europea all'inizio dell'estate ha ad esempio innalzato alcuni dazi colpendo un po' di produzioni cinesi per evitare ritorsioni analoghe che smentirebbero le dichiarazioni dei governanti cinesi di voler guidare e tutelare quella globalizzazione dei mercati che Trump invece vorrebbe ridurre pesantemente. Pechino potrebbe aver deciso di usare l'arma più tecnica e meno politica dell'applicazione rigorosa di regolamenti. Questo per non creare incidenti diplomatici in un momento già di gravissime tensioni internazionali e non pregiudicare l'annunciata conclusione dell'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche che mira a tutelare una serie di specialità europee, fra cui alcuni dei formaggi la cui importazione in Cina viene ora di fatto impedita. Che Gorgonzola e Camembert possano scatenare una guerra commerciale euro-cinese è assolutamente da escludere, ma forse una qualche reazione un po' più decisa da parte dei nostri ministri interessati, Martina e Alfano in primo piano, non sarebbe male, campagne elettorali permettendo, ovviamente.